Guai in arrivo per Paolo Bonolis. Venerdì 22 marzo 2019 in prime time su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di Ciao Darby Notto. Anche questa settimana lo show super trash condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha ottenuto un grandissimo successo a livello d'ascolti, tanto che ha battuto nettamente la concorrenza con la corrida di Carlo Conti. Alcune ore fa, però, il conduttore romano e la squadra degli autori sono finiti al centro delle polemiche per via degli animalisti. Per quale motivo? Andiamo a vedere cosa è successo. Paolo Bonolis denunciato dagli animalisti. A quanto pare l'associazione animalisti hanno deciso di denunciare Paolo Bonolis e il programma Ciao Darwin per aver maltrattato dei maiali. Questo. Sono stati protagonisti della prova di coraggio dove erano rinchiusi all'interno di un recinto in concorrenti dovevano trovare delle cose. Vedere animali terrorizzati e umiliati per giochi assurdi non lo possiamo più accettare. È questa la nota scritta dagli animalisti. L'associazione, quindi, ha deciso di denunciare il conduttore Capitolino e il suo team per l'utilizzo di animali del programma del venerdì sera di Canale 5. Alcune ore fa sul sito ufficiale dell'associazione Animalisti è apparsa questa nota. Nella scorsa puntata del 22 marzo dei poveri maiali sono stati messi alla gogna, spaventati, terrorizzati tra le luci dei riflettori e le urla isteriche dei concorrenti. Secondo loro a Ciao Darby Notto c'è stata una vera e propria strumentalizzazione dei maiali, animali fatti passare dal conduttore come maiali selvatici, quindi potenzialmente pericolosi. Oltre all'ignoranza galoppante, da segnalare il maiale impaurito con la bocca e dati. Infine l'associazione ha condannato il gesto di Bonolis e il gruppo d'autori in queste note. I poveri maiali sono già condannati a vivere in prigionia dalla loro nascita, designati ad essere squartati, momentaneamente vengono allontanati dall'aereo e gettati tra luce e rumori stressanti in situazioni allucinanti. Come quella che abbiamo purtroppo assistito. Gli animalisti hanno ricordato anche che in passato già due volte hanno denunciato Bonolis ma senza nessun riscontro. Ora la denuncia.